Siamo a Narzole nell'azienda Starotto Group. L'azienda si occupa di costruzione di case a basso consumo energetico con un sistema costruttivo prefabbricato, ha una divisione legata al commercio di materiali edili. L'azienda nasce negli anni 60 con mio papà che aveva l'impresa edile. Negli anni 80 fece la prima casa prefabbricata e seguirono poi le varie altre case fino ad arrivare oggi, chiaramente con tutta un'evoluzione del sistema costruttivo. Oggi il sistema costruttivo si chiama climasismico, ha tutta una serie di caratteristiche e peculiarità che lo rendono un sistema efficiente. L'evoluzione è stata quello di proporre delle case ad alta efficienza energetica. Nasce da un progetto particolare denominato Biocasa e la casa in cui siamo in questo momento. Questa casa aveva l'ambizione di essere una casa a emissione zero, costo zero di gestione. Era finalizzata a sfruttare tutta l'energia presente nell'ambiente e soprattutto quella l'energia solare, sia in termini attivi che passivi. La Biocasa, nata come progetto, rimase per un po' di tempo quasi una cosa sperimentale, non utilizzata, per arrivare ad oggi dove le case che andiamo a realizzare sono tutte con classificazione energetica in A4, comunque di alta efficienza energetica con tutti gli isolamenti e gli impianti tecnologici come la Biocasa. L'attività delle case ha avuto poi tutta una sua evoluzione anche a livello tecnologico per quanto riguarda il sistema costruttivo. Oggi il nostro sistema costruttivo si chiama climasismico, con la K e la O finale che stanno a indicare il K0, cioè la ricerca di una filiera corta da una parte, poi l'efficienza della climatica dell'edificio. Nella ricerca di una filiera corta, questo è sia come acquisizione di merci e sia nell'ambito del territoriale dove operiamo nelle costruzioni. Nell'acquisizione chiaramente facciamo attenzione di acquisire i materiali più possibile a livello locale e a livello di prestazioni e di forniture sul mercato. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, non di essere sull'intero territorio nazionale, ma di delimitare un'area ben definita che non supera il 180-200 km, perché la maggior distanza contribuisce da una parte a fare più emissioni dovute alla mobilità, al trasporto delle materie prime, e dall'altra c'è da dire che quando si opera in distanze maggiori anche la qualità del prodotto ne risente, perché si ha meno il monitoraggio della situazione dell'esecuzione dei lavori. Crediamo che in un ambito più distante quello che possa essere fatto è la circolazione di idee, quindi la cessione al limite del know-how e non tanto di materiali. Quindi il progetto che vorremmo sviluppare in futuro è quello di approcciarci con aziende del nostro settore per proporre la nostra tecnologia. Interesse per la sostenibilità ambientale, ho cercato di applicarlo all'interno di quello che è l'attività dell'azienda, perché credo che ognuno debba fare la propria parte. Un condizionamento importante che ho ricevuto è stata la conoscenza del movimento della decrescita felice. Ancora oggi seguo e faccio parte di un circolo che abbiamo poi costituito ad Alba, dove io vivo. Nell'azienda stiamo cercando di ridurre al minimo l'impronta ecologica, quindi attraverso l'autoproduzione di energia, quello di
recuperare degli scarti e farli diventare magari secondo prodotto, quello di recuperare le acque, cosa che facciamo. Già a partire dal 2007 quello che erano dei carrelli, dei muletti che erano a gasolio, li trasformammo in carrelli elettrici. Tutto quello che era il sistema di riscaldamento degli uffici, dello showroom, che erano a combustibili fossili, li trasformammo con pompa di calore. Ed è in progetto quello di sostituire alcuni mezzi che sono a gasolio in mezzi elettrici. Per me Italia che cambia vuol dire scoprire tutte le belle realtà che ci sono, che magari sono nascoste. Questo possa essere di stimolo per tanti e per tutti, per cercare di arrivare a una transizione per un'Italia migliore. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.